Benvenuti a Parco in Pillole. Oggi parleremo di Posidonia oceanica, una pianta marina endemica del Mar Mediterraneo, che vive in comunità chiamate Posidonieti, fino a una profondità di circa 40 metri sotto il livello del mare, o comunque fin dove riesce ad arrivare almeno il 20% della luce solare, affinché possa compiere la fotosintesi clorofilliana. Ma perché il Posidonieto è così importante? Innanzitutto, è un habitat chiave per l'ecosistema marino mediterraneo. In una ettaro di prateria vivono fino a 350 specie, grazie alla ricchezza del nutrimento e al riparo che offre, soprattutto nella fase riproduttiva della fauna marina. Per ogni metro quadro di Posidonia vengono prodotti fino a 20 litri di ossigeno ogni giorno, proprio per il processo della fotosintesi clorofilliana. Ma cosa ancora più importante è che vengono stoccate ingenti quantità di carbonio, una tonnellata di anidride carbonica per ogni metro quadro di Posidonia. E questo è importantissimo perché contribuisce a regolare l'acidità del mare. Il Posidonieto è importante perché previene l'erosione degli arenili costieri grazie all'azione congiunta della mat e della banchetta. La mat è il sostrato di rizomi e radici che ancorano la Posidonia al fondale. Funge da frangiflutti naturale, riducendo l'impatto delle correnti e delle mareggiate e bloccando la sabbia in reflusso. La banchette è l'accumulo mineralizzato delle foglie morte portate sulla battigia dalle correnti, che evita l'erosione diretta dell'arenile. Ricordiamo che una pianta di Posidonia oceanica, oltre ad avere le radici, il fusto chiamato rizoma e le foglie, nastriformi lunghe fino a un metro e generalmente di un bel verde brillante, produce fiori in primavera che poi daranno origine a frutti chiamati comunemente olive di mare. La riproduzione avviene generalmente per accrescimento della struttura radicale esistente, ovvero per stolonizzazione, e molto più raramente grazie alla diffusione dei semi. Le principali minacce vengono da attività antropiche: gli ancoraggi, l'inquinamento, la pesca indiscriminata, l'asportazione e l'eliminazione delle foglie morte e della banchetta dalle spiagge, le costruzioni marine. Il 29% dei posidonieti a livello planetario è già andato perduto e nel Mar Mediterraneo il tasso annuo di perdita è del 5%. Per questo motivo, il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha deciso di partecipare al progetto comunitario Sea Forest Life per svolgere azioni concrete per la conservazione delle praterie di Posidonia, tutelate da legislazioni europee e nazionali che la definiscono un habitat prioritario.